ci presenti a questa iniziativa di stasera? Sì, ci prepariamo a proporre un evento che è quello della Notte Nazionale dei Licei Classici, che appunto è un evento che collega in contemporanea 355 licei classici italiani e quest'anno anche 6 europei, quindi è un evento nazionale. È un evento che è arrivato alla sua 9ª edizione e anche noi quest'anno ci siamo riproposti con una serie di iniziative. Iniziative che vedono protagonisti i nostri studenti con il supporto preziosissimo dei docenti, quindi ci saranno attività teatrali, musical, attività di reading, ma anche attività immersive per sottolineare sempre questo forte connubio tra la tradizione e l'innovazione, a cui non rinunciamo nemmeno in queste occasioni, che sono di fatto occasioni che vogliono sottolineare l'attualità e la profondità della tradizione umanistica. Questa iniziativa non è soltanto per i diplomandi, è per tutto il liceo. Questa è un'iniziativa che porta tutti gli studenti di tutte le classi a mettersi in gioco, a dare evidenza a ciò che è stato realizzato durante l'anno, anche attraverso attività extracurriculari, quelle che proprio sono tali da far emergere le loro attitudini, i loro particolari talenti. Quindi sono attività che si aggiungono a quelle curriculari tradizionali e rappresentano un modo del tutto nuovo di fare scuola, ma sempre estremamente valido, molto legato alla volontà di orientare gli studenti verso la costruzione di un progetto di vita che sappia essere sempre più rispondente a quelle che sono le proprie attitudini, i propri desideri e quindi i propri sogni. Giovanna, una bella iniziativa per gli studenti del liceo, un'iniziativa nazionale, ma soprattutto emergerà quelli che sono i carismi e le attitudini di questi studenti. E la creatività e l'originalità in tutto quello che fanno, in tutto quello che vedrete questa sera. Siamo in contemporanea con 375 licei classici italiani e stranieri. Quest'anno ci sono anche licei che vengono da fuori, per un evento che mira a potenziare, a valorizzare ciò che di bello c'è nel studiare al liceo classico. Certo, studiare al liceo classico, quindi non soltanto la parte, ecco, classica, scusa il termine, ma anche una parte moderna. Sì, moderna declinata attraverso il liceo classico in tutte, diciamo, in varie sfaccettature, quindi ci sarà un po' di tutto. Teatro, musica, c'è tutto. Sì, teatro, musica, danza, ci saranno appunto gli stand scientifici, le esperienze immersive e tanto tanto altro. Cosa ci dici su questa iniziativa al liceo classico? L'iniziativa nazionale della Notte dei Licei si colloca in questo percorso che tutte le scuole d'Italia a livello nazionale oggi celebrano. La nostra presenza all'interno della cornice magnifica del nostro liceo serve per coadiuvare tutti i nostri percorsi di educazione civica, quindi Slow Food rientra come percorso che i ragazzi studiano per capire l'importanza di un'alimentazione sana, giusta e consapevole. Ragazzi che sono stati in qualche modo formati per poter affrontare questo argomento? Ragazzi che sono stati formati perché faranno delle attività che sono legate non solo alla presentazione dei prodotti, ma anche faranno le bioplastiche, cioè la confezione degli alimenti all'interno di dei sostitutori della plastica, e quindi in questo modo fanno proprio vedere come si può ovviare al problema della plastica con la produzione appunto delle bioplastiche. Quindi i ragazzi poi seguiranno in giardino tutta l'attività. Quando parliamo di bioplastiche, che cosa vogliamo dire? Quando parliamo di bioplastiche significa un'alternativa al confezionamento, quindi alla monoporzione, con dei sostituti che possano essere biodegradabili. Chiaramente noi adesso utilizziamo il latte, però a livello industriale si può pensare agli scarti alimentari che possono a questo punto essere riutilizzati per poter creare appunto questi contenitori che sono biodegradabili nell'ambiente, quindi zero impatto ambientale. Quindi i ragazzi che diventano delle bandiere e divulgatori di buone pratiche e soprattutto consapevolezza di come bisogna difendere l'ambiente. Slow Food, Gal, Croton, tutti qua per questa notte dei licei e per mettere in evidenza quella che è la produzione del nostro territorio. Soprattutto legare il territorio alle scuole è fondamentale per noi, e soprattutto questa sera è sicuramente ne è testimonianza il fatto di portare dei prodotti locali
territoriali, farli conoscere alla gente attraverso i ragazzi. Il Galla Crotone è sempre molto disponibile verso tutte quelle iniziative che possono dare un segnale positivo al territorio. Ecco, formare e rendere consapevoli i giovani è sicuramente un passo importante. Sì, è fondamentale partire dai giovani perché sono loro i consumatori del domani, quindi far conoscere le nostre produzioni e quindi tutta la tracciabilità dei nostri prodotti è l'obiettivo principale. Qual è la situazione delle nostre aziende in questo periodo? Siamo in un periodo triste, veniamo appunto dal Covid e anche questa guerra non è che ci stia portando tante situazioni favorevoli. Abbiamo un aumento di costi troppo eccessivi e questo fa sì che i prezzi purtroppo risultano alti al consumo, però la produzione, il contadino, l'agricoltore non ne avverte questo aumento. Ragazzi, che cosa rappresenta per voi questa notte nazionale del Liceo Class? Sicuramente significa aprire la nostra scuola a tutti quanti, il che non è una cosa scontata, è come far entrare tutti quanti in casa nostra. E quindi ci sentiamo felici e anche un po' spaventati, diciamo, nel cercare di soddisfare le aspettative di tutti e di presentarci al meglio come il liceo classico che siamo, ecco. Poi insomma c'è anche un confronto con gli altri licei che partecipano a questa iniziativa. Decisamente, è un'esperienza che coinvolge tutti i licei classici d'Italia e ogni liceo appunto crea varie performance, quindi più che una competizione appunto unisce tutti quanti e fa vedere appunto che tutti gli studenti sono coinvolti in diverse attività che insomma svolgiamo, facciamo vedere che svolgiamo questa sera. Francesco, è una serata bella di festa per gli studenti del liceo di Crotone e non solo, quindi di tutta Italia, una serata nazionale, però ecco, qui c'è la possibilità di capire come si sta formando la vostra attività non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista pratico. Di che cosa ci vuoi parlare? Allora, questa sera, precisamente in questo stand, noi parliamo del formaggio di Crotone, il nostro pecorino crotonese, che ha radici molto antiche. Infatti già nell'Odissea noi vediamo che Omero ha descritto perfettamente i passaggi della lavorazione del caglio nella grotta di Polifemo, ma più recentemente, diciamo in epoca classica, abbiamo Columella nel De Rustica, che ci mette, diciamo, di fronte a tutte le, diciamo, tutte le parti che compongono la stagionatura del formaggio. Il pecorino crotonese è innanzitutto un formaggio del territorio, infatti proviene da latte di pecore allevate nel Crotonese ed è molto importante proprio perché è del nostro territorio, quindi le pecore sono allevate nel nostro territorio e quindi è un prodotto nostro. Ha una lavorazione molto, diciamo, molto lavorata, poiché viene prodotto e poi viene fatto stagionare per circa 6 mesi nelle grotte di Caccuri a 700 metri sul livello del mare e quindi, diciamo, una stagionatura, diciamo, è un processo molto lungo, ma diciamo che permette nel risultato una stagionatura migliore rispetto alle altre. Guarda, a te tocca il compito di parlare di Lievito e Farina, un'azienda di Crotone che, come vediamo qui, su questo stand, su questo banco, fa il pane. Che cosa ci dici? Allora, per farina innanzitutto si intende ogni prodotto derivante dalla macinazione del grano. Grano che può essere suddiviso in due tipologie. Grano duro e grano che assume varie denominazioni, anche debole. Innanzitutto la farina viene usata sin dall'antichità come prodotto per soddisfare il proprio fabbisogno energetico durante i pasti, sin dagli uomini primitivi ma anche dagli antichi greci, insomma da tutte le popolazioni storiche. Nel corso degli anni la sua lavorazione ha subito diverse mutazioni. Si è giunti anche alla scoperta di nuove tipologie mediante una serie di esperimenti, per cui nel passato sorse anche un problema, quello della farina per celiaci. Tuttavia poi si scoprì la farina di riso, ad esempio. Esistono molte categorie di farine. Importantissimo incentivare soprattutto la lavorazione della farina chilometro zero, quella che deriva dalla macinazione del grano locale, per cui questa associazione Slow Food
incentiva proprio questo aspetto, ossia il chilometro zero, che negli ultimi tempi, a causa delle importazioni estere di tutti gli alimenti, non solo della farina, che poi sfocia nel lievito, nella produzione di lievito del pane, e insomma cibo che fa parte comunque della nostra quotidianità, per cui non solo ha un risvolto positivo nell'ambiente in quest'ottica di Agenda 2030 di sviluppo sostenibile, ma anche a livello gastronomico presenta delle caratteristiche gustative che sono ben diverse rispetto a un alimento importato, soprattutto per la freschezza dell'alimento. Antonio, che cosa mi vuoi dire sulle bioplastiche? Allora, le bioplastiche rappresentano una via di produzione di plastica non derivante dal petrolio, per cui può derivare sia dagli scarti industriali, ma anche dagli scarti dei nostri pasti quotidiani. Inoltre, quello che io e gli altri ragazzi del Liceo Classico Pitagora, indirizzo scientifico, presenteremo è l'esperimento dell'estrazione della caseina dal latte. La caseina, per inciso, è una proteina presente nel latte. Dalla caseina difatti si ricava un tipo di bioplastica. Questo metodo tuttavia è possibile utilizzarlo solo dal profilo casalingo, perché rappresenta una via molto costosa, per cui si ricorre più spesso agli scarti industriali. In ottica di sviluppo sostenibile, Agenda 2030, collegandoci anche all'associazione culturale Slow Food, questo rappresenta la via più adeguata per far comprendere sia ai giovani che agli adulti come è possibile rispettare il territorio, non solo mangiando prodotti che provengono da esso, bensì anche utilizzando i loro scarti per produrre anche oggetti che fanno parte della nostra quotidianità. Tu di che cosa ci parli? Del latte? No, in realtà parlo dell'impatto ambientale che ha la plastica e del modo in cui possiamo, grazie alle bioplastiche, diminuirlo. Allora, come sappiamo, la plastica è un materiale che tutti conosciamo e fa parte della nostra quotidianità, come le bottiglie, oppure anche piatti e bicchieri usa e getta. Comunque, in generale, dobbiamo sapere anche che questo è un materiale ad elevato potenziale inquinante, e per questo va diminuito. Considerando l'uso che ne facciamo, è nata proprio la necessità di trovare un materiale con le stesse proprietà chimico-fisiche, ma che avesse un impatto ambientale ovviamente minore. E questa risoluzione al problema sono proprio le bioplastiche, dette anche bio-based, definite bio-based, perché appunto sono composte almeno in percentuale da materiali, per esempio dalle biomasse, quindi dai composti organici. Per questo sono biodegradabili nell'ambiente, quindi possono essere degradate dai microorganismi. Un'altra grande proprietà delle bioplastiche è quella che non derivano dal petrolio, come invece la plastica, e per questo motivo non andiamo incontro al problema dell'esaurimento delle materie prime. Le bioplastiche possiamo produrle in molti modi, diciamo, sia dagli scarti industriali degli alimenti, ma anche con i prodotti che utilizziamo in casa giornalmente, che troviamo nelle nostre cucine, come per esempio partendo proprio dal latte e dall'aceto. Ecco, frequenti il corso scientifico, di che cosa mi vuoi parlare? Prima di interessarci dell'aspetto pratico di questo esperimento bisogna capire cosa stiamo andando ad estrarre. In questo caso stiamo estraendo la caseina, che costituisce l'80% di tutte le molecole presenti nel latte. In particolar modo è definita una fosfoproteina poiché si lega con gli atomi di fosforo negativi, appunto poiché essendo negativi attraggono elementi di carica opposta. In questo caso la caseina può essere di diversi tipi, caseina alfa, caseina beta, caseina gamma e caseina kappa. La caseina che andremo ad estrarre poi producerà, diciamo, dei grumi. Producendo questi grumi appunto si creeranno delle micelle, che sono quindi un accumulo di proteina alfa e beta, che appunto galleggiano per effetto della proteina K. La caseina in questo caso, oltre ai vantaggi ambientali che ha appunto già citato la mia compagna, ha anche dei vantaggi a livello salutare. Infatti, oltre a prevenire malattie quali il cancro, può anche prevenire ad esempio e ridurre gli effetti delle malattie neurodegenerative. Quindi ora procederemo con l'estrazione della caseina. Innanzitutto bisogna versare una quantità di latte e poi versare una quantità d'aceto che deve essere il 10% di questa quantità. In questo caso si possono già vedere gli agglomerati che si stanno creando appunto della caseina, ossia le micelle.
Ora bisogna aspettare che si creeranno ancora più grumi per poi dividerli dalla parte liquida con questo setaccio e di conseguenza si otterrà una sostanza che è molto acquosa, per cui andrà asciugata con della carta e così si creerà appunto una pasta che può essere modellabile. Questa pasta poi, quando verrà lasciata asciugare, diventerà appunto una bioplastica, come possiamo vedere già qua. Si può asciugare sia naturalmente, quindi aspettando 2 giorni, oppure per 90 minuti in una stufa. Professoressa, una bella esperienza questa dei ragazzi, eh? Una bella esperienza, quindi come avete potuto notare i ragazzi hanno preparato le bioplastiche, è una parte importante del nostro programma dell'indirizzo scientifico che mette insieme sia l'attività teorica con quella pratica. Quindi in questo modo prepariamo, sono ragazzi del secondo anno che hanno acquisito già delle competenze spendibili nel programma sia di biologia che di chimica organica.